Buonasera, benvenuti a otto e mezzo. Come avete sentito, la giornata elettorale ha riservato alcune clamorose sorprese, a cominciare dalla piazza di Milano. Secondo eh, ultimissime notizie, proprio a Milano il PDL potrebbe anche perdere il suo primato a vantaggio del Partito Democratico e la Lega, che finora è rimasta in silenzio e continuano a tacere eh, i massimi dirigenti. Eh, leghisti però eh, pare eh, che dalla sede di via Bellerio insomma, filtrino eh, molti malumori in particolare i malumori eh, di eh, Bossi e che in pratica la Lega dice qui si è perso per colpa del PDL allora buonasera Giovanni Valentini editorialista buonasera, di eh, Repubblica eh, se guardiamo complessivamente questa tornata elettorale chi ha vinto e chi ha perso beh direi che il risultato premia in larga misura il centro-sinistra, a cominciare appunto da, da Milano, ma non solo Milano. Milano lo stesso Presidente del Consiglio aveva detto, se non ricordo male, è in gioco la legislatura. Questo è un referendum su di me. Se quello che il Presidente del Consiglio, una volta tanto, è vero, eh, questo responso è un responso diciamo piuttosto negativo. Non so se come si è affrettata a dire qualcuno che è la fine del berlusconismo. Secondo me può essere l'inizio della fine o perlomeno un'inversione di tendenza. Eh, buonasera, Mario Secchi, buonasera. direttore del Tempo. Tu, che lettura dai a questa tornata Beh. elettorale in base ai risultati che abbiamo sinora? Dove, Beh. peraltro, pare che anche a Bologna il candidato del Partito Democratico passerà sì. al primo turno. E, questo, al, sa al primo turno, e questo sarebbe un ulteriore problema per il. Per il centro-destra, ma insomma, uh, big surprise, no? Grande sorpresa perché mh, se poteva starci un ballottaggio a Milano con uh, Moratti e Pisapia che se la vedono al secondo turno non può starci invece nelle previsioni il fatto che la Moratti arrivi seconda e con quel risultato almeno finora a questo punto dello spoglio stava intorno al 42, mentre Pisapia stava intorno al 46. Questo uh, è certamente un campanello d'allarme eh, per il Presidente del Consiglio non ci sono dubbi, ma a differenza di quel che dice eh, Giovanni Valentini, io non penso che sia una vittoria del centro sinistra. Mari dopo se vuole analizziamo Ci, più, più la analizziamo. No, allora? più Io ho detto che premia il centro-sinistra. Non è, non è una vittoria del centro-sinistra perché in no. realtà eh, quello che sta emergendo dai dati eh, macro, se li guardiamo bene, sparsi sulla penisola e così via, è un voto che eh, sta levando consensi ai due partiti che costituivano il perno principale dei due poli cioè al PD da una parte e al PDL dall'altra eh, ancora di più a Milano ancora... non sembra essere tanto eh no, vero no? e vi, no. vi dico Torino perché che forse neanche a no, Bologna no. l'unico posto l'unico posto uh, interessante dal punto di vista della conferma dei consensi è Torino ma se proprio un flash Pisapia no, 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 il flash eh. me lo fai tra due secondi allora, perché voglio collegarmi con Washington con Vittorio Zucconi editorialista di Repubblica perché ehm, oggi c'è sicuramente fuori dai patri confini un'altra un notizia eh, clamorosa eh, che adesso vorrei eh, commentare eh, con, eh, con Zucconi e poi anche con voi cioè l'arresto per stupro del ehm, capo del Fondo monetario internazionale eh, Dominique Strauss-Kahn, che secondo eh, gli ultimi sondaggi eh, sarebbe anche l'unico in grado di sconfiggere alle presidenziali del prossimo anno, alle presidenziali francesi, l'attuale presidente Sarkozy, un socialista con un lungo pedigree eh, eh, politico. Eh, Vittorio Zucconi la, la sua situazione eh, di Stroscan si è aggravata nelle ultime ore, no? Perché è già comparso davanti al giudice che non gli ha concesso praticamente niente. Sì, ha avuto anche buonasera a tutti, ha avuto anche la, la sfortuna che capita sempre più spesso, per fortuna, di finire davanti a un giudice donna. Eh, tra l'altro vi faccio notare la fulmineità e la brutalità Secondo me, sacrosanta della giustizia americana, arrestato domenica sera davanti al giudice per la citazione ufficiale in giudizio, lunedì mattina, e lo hanno tenuto in gattabuia. Gli hanno negato la libertà provvisoria dietro cauzione, perché lui è pieno di soldi, non avrebbe problemi a pagare cauzioni. C'era il timore che tagliasse la corda, come aveva tentato di fare. Gli hanno anche sequestrato il passaporto. Lui è cittadino francese, quindi ha passaporto francese. Ed è una dimostrazione, non per collegarmi per forza con quello che dicevano Valentini e Secchi, ma di un vecchio detto americano, più in alto vanno e eh, più duramente cadono, perché quest'uomo fino a 48 ore fa era uno degli uomini più potenti del mondo, dirigendo questo fondo monetario che determina la vita e la morte molto spesso di nazioni alle quali deve prestare i soldi e adesso è lì con la camicia sbottonata in mezzo a lenoni, prostitute, spacciatori eh, in, una, in uno slammer, come dicono in America dietro le sbarre ad aspettare un processo che potrebbe annunciarsi molto ma molto serio per eh, lui Zucconi, ma è vero che rischia 70 anni di carcere? No, 70 anni no ne rischia però sicuramente 25 eh, anche perché sono venuti fuori dei dettagli adesso non voglio fare... Eh, chi l'ha visto un reality eh, però ci sono hanno trovato dei graffi sulla sua schiena se ci sono dei graffi è evidente che sotto le unghie di quella donna che lo ha tra l'altro riconosciuto e confrontato in un confronto si dice all'americana e eh, ci sono sotto le unghie delle tracce del suo DNA tutto questo non prova niente naturalmente si può graffiare anche per passione per trasporto amoroso però sicuramente è, è nei guai molto molto è molto seri di sodomia, anche perché oltre che di stupro oltre che di, sì, no, cioè, sì, sì, di sì. tutto attenzione, attenzione Lili Attenzione, non voglio fare il giurista ma avendo fatto l'esperienza con Clinton siamo tutti esperti di questi reati sodomia nel codice americano non significa ciò a cui pensiamo tutti significa qualche atto diciamo contro natura cioè che non sia il rapporto classico, semplice naturale tra uomo e donna. Ma questo signore però ha un problema, ha dei precedenti e i giudici americani sono sempre molto attenti nei casi di lei dice, lui dice, no? in cui non c'è un testimone terzo, ad andare a vedere se l'imputato, l'accusato, ha dei precedenti. E oggi è risaltata fuori la giornalista francese, Tristan Bonon, che nel 2002 lo accusò di tentato stupro proprio al Fondo Monetario. E ha rivelato anche alcuni interessanti nomignoli che sicuramente piacciono ai giornali. Lei lo chiamava il coniglio arrapato o anche la scimmia in calore, quindi non è che l'uomo abbia proprio dei precedenti diciamo, di castità, quindi ha nei guai Quello... molto seri e nei guai anche il rapporto fra gli Stati Uniti scusami, e la Francia, perché in Francia naturalmente si sollevano subito teorie di complotto. Sì, esattamente. Sono teorie di complotto che rapidissimamente siamo alla solita dietrologia, secondo te, oppure può, aver, può esserci del vero? Eh, guarda, il problema è che io non riesco a vedere la cameriera senegalese di 32 anni mandata in camera in coincidenza con l'arrivo del direttore del Fondo Monetario Internazionale in un albergo francese, tra l'altro, è una catena francese, la Sofitel, e poi c'è un argomento finale che credo soprattutto per noi che abbiamo vissuto in paesi dell'Europa dell'Est negli anni del socialismo reale, quando queste trappole del miele erano in ogni stanza d'albergo per incastrarci, è che le trappole si possono anche tendere, ma ci si deve cadere, però non siamo mica orsi che cadono senza accorgersene. E questo qua, anche se gli hanno teso una trappola, certamente doveva sapere che il direttore del Fondo Monetario Internazionale non può farsi una cameriera in un albergo una sera prima di salire sull'aereo per rilassarsi i nervi. Questo è il problema. Eh, eh, ma sai, qui tocchiamo un tema. Adesso vorrei interpellare i miei ospiti in studio, Mario Secchi e Giovanni Valentini. Cioè, questa storiaccia cosa ci insegna del potere che ancora non sapevamo? Perché, evidentemente, eh, il potere troppo spesso pensa anche di poter agire impunemente. Ah, ma nessuno è intangibile. Eh, ecco. È evidente. Soprattutto eh, negli Stati eh, Uniti, come diceva, è... come diceva Vittorio. Gli Stati Uniti hanno. Ecco, ma, res... ma veniamo all'Italia. Siamo diversi. Intanto siamo latini, primo, quindi già eh, non abbiamo diciamo, la logica e il retaggio eh, anglosassone puritano. Secondo luogo, siamo italiani, quindi una categoria di latino ancora, ancora diversa che fino a tre anni fa di fatto eh, non si occupava delle storie di letto dei potenti. Diciamoci. Mm la verità cioè non entravano nel dibattito politico, nella maniera in cui sono entrate su questo ognuno poi si fa la sua opinione, certo. legittimamente o meno, però nel dibattito politico queste cose non entravano. E dopodiché, eh, con il caso Berlusconi, questo costume è cambiato, indubbiamente ad opera di, di Repubblica in particolare che ne ha fatto oggetto legittimo dalle, dalle sue, sotto legittimo? il suo no, legittimo, ah, legittimo, legittimo, scusami. legittimo no, Giovanni... ognuno fa il suo giornale no, giovane, certo. non ci sono no, problemi no, no, che credo. ne ha fatto oggetto di interesse giornalistico che cosa significa questo? Il giornale, che anche, che anche inglesi, sì, di tutto se il mondo, mi fai finire dire. vedi sì. che allora che cosa significa tutto questo? che il costume italiano il costume giornalistico e non solo si sta americanizzando, tra virgolette, passatemi l'espressione le, eh, mm -hmm. e probabilmente se, eh, se, se giustamente, okay. eh, Vittorio, dice Vittorio dice magari e probabilmente se si eh, avvicina sempre più a questo tipo di eh, impostazione è possibile che la nostra società poi esprima anche una sanzione politica, allora, <ride> però beh, per il momento aspetta. non la vedo. Eh? No, eh, Giovanni Valentini, sei d'accordo? Secondo te, eh, per tornare alle lezioni ah. amministrative sì. le, di oggi e di ieri, ehm, a Milano Berlusconi sta pagando anche due anni di scandali? Beh, guarda, uh, stand, io. Voglio precisare una cosa: prima non ho parlato di vittoria del centro sinistra per una semplice ragione perché non ci sono i risultati. Stiamo ragionando ancora su, su delle ipotesi, diciamo, delle proiezioni. Sì. Delle... Quindi, io ho detto prima che il risultato premia il centro sinistra, stando ai numeri di cui disponiamo finora. La Moratti perde circa 10 punti, Berlusconi perde la faccia. E che non ci dimentichiamo che Berlusconi era capolista. Era capolista e quindi lui ha sponsorizzato la Moratti eh, totalmente. Sicuramente Berlusconi cioè, paga due cose: paga il malgoverno locale, la cattiva amministrazione della signora Moratti a Milano che ha deluso una buona parte dei suoi elettori, degli elettori di centrodestra. Poi paga il logoramento personale che deriva sicuramente dagli scandali, ma ci metterei dentro anche. L'ultima fase di una forsennata campagna contro la magistratura, contro la giustizia, che poi è sfociata in quel colpo basso, bassissimo, della signora Moratti che ha accusato falsamente Pisapia di una cosa non vera, e io personalmente ho pensato subito che sarebbe stato un boomerang nei suoi confronti. Ed evidentemente un po' un boomerang lo è stato, stando almeno ai risultati che abbiamo mm. sino ad ora. Io adesso devo dare la pubblicità e subito dopo cercheremo di capire se, eh, come molti stanno già scrivendo e pensando, è l'inizio della fine di Berlusconi oppure se eh, questa strategia di Berlusconi di estremizzare e di personalizzare la campagna elettorale alla fine eh, davvero non ha pagato. Insomma, tutto questo e molto di più dopo la pubblicità. Tra pochi minuti. Allora Mario Secchi Bersani ha sì. commentato oggi nel tardo pomeriggio che i dati elettorali dicono una cosa sola, vinciamo noi, perdono loro. È una lettura corretta? No, eh, è una lettura di un leader politico e capisco che debba eh, dire questo, ci mancherebbe altro. Ma se noi spacchettiamo, eh, cioè facciamo un minimo di analisi politica sul voto, beh, io al posto del Partito Democratico sarei piuttosto allarmato. Perché Provo no? a spiegare perché. Pisapia non era il loro candidato, era un altro, ve lo ricordate tutti, alle primarie era un altro il candidato del centro-sinistra. Quindi hanno un candidato subito. De Magistris a Napoli, qua siamo ancora peggio, è un candidato della sinistra, delle opposizioni, meglio dire, addirittura subito ed antagonista. Altro esempio clamoroso a Cagliari, in questo momento lo danno, lo danno in vantaggio, il candidato del, de, del centro-sinistra, Zedda, candidato subito perché il candidato ufficiale alle primarie era un altro. Che cosa significa tutto questo? Che in realtà la strategia del Partito Democratico, cioè di fare un soggetto che tenesse insieme il centro-sinistra, sta andando a Ramengo. E sta diventando che cosa allora il Partito Democratico di Bersani? Un partito sostanzialmente di sola sinistra. Quindi subisce i candidati, è costretto quindi a portarli ed è costretto a subire un travaso di voti clamoroso. Vi faccio un esempio: a Napoli, Morcone. Non l'hanno votato quelli che è il candidato del PD. Candidato del PD non l'hanno votato gli elettori piuttosto hanno scelto di andare mm. con appunto, il De Magistris. Ora, tutto questo dovrebbe allarmare un segretario come Bersani. S sentiamo Giovanni Valentini. Tu sei d'accordo ehm, con questa Che ci sia sicuramente un travaglio diciamo, all'interno del PD è indubitabile e non da oggi. Però io sto, diciamo, per il momento ancora ai fatti, o perlomeno a quelli che al momento risultano come tali. Bersani aveva detto: noi vogliamo vincere a Torino e Bologna, a Torino mi pare di aver capito che il PD ha già vinto e a Bologna è lì lì per vincere. Vogliamo andare al ballottaggio a Milano e Napoli. A Milano ci vanno alla Grande e a Napoli ci sono due candidati in cui si è chiaramente diviso e spaccato l'elettorato diciamo, di centrosinistra. Però, al di là del travaglio, mi pare che l'idea, diciamo, di relegare eh, la sinistra vendoliana, che a suo tempo è già uscita da rifondazione comunista e che ha fatto un suo percorso, mm. può piacere o meno, convincere o meno, ma fa parte di questo schieramento, fa parte di questo arco di forze mm. che sta insieme intorno a dei valori, diciamo fondamentali. Dall'altra parte c'è lo spappolamento di quella maggioranza perché Berlusconi negli anni, lo ricordo rapidamente, si è già perso Casini, si è perso Fini e in questo momento si sta perdendo un pe evidentemente un pezzo dell'elettorato anche milanese. Ecco, io vorrei chiedere a Zucconi cosa ne pensa e darvi una notizia che è arrivata adesso perché c'è una uh, reazione uh, della Sant'Anché. Eh, che, perché una delle domande che ci si fa in queste ore è ma estremizzare per l'appunto così tanto la campagna elettorale ha eh, fatto guadagnare o perdere consensi alla Moratti? Bene, la Santanché è sicuramente convinta che eh, sì. bisogna continuare sulla linea dell'estremizzazione perché ha detto che la vittoria di Pisapia sarebbe come portare il leone cavallo quindi il centro sociale a Palazzo Marino sarebbe una cosa bestiale sarebbe come portare la droga senza se e senza ma lui è sempre stato uno che ha detto che gli Spinelli non fanno male Vittorio Zucconi fanno male questi estremi, queste estremizzazioni secondo te? Alla, chiaramente alla Moratti ma in questo mi pare caso che molto bene non abbiano fatto perché io che sono ormai un americano quindi brutale rozzo nelle mie analisi non ho l'abilità la, di fare un po' lo Spider-Man come ha fatto Secchi molto abilmente spacchettiamo beh se lo chiedete a me visto da 6.000 km di distanza forse non sappiamo chi ha vinto ma sappiamo chi ha perso le elezioni nelle grandi città su questo proprio non c'è nessun dubbio e quindi eh, guardiamo quello che sono i dati, in nessuna delle quattro principali città la maggioranza è stata maggioranza, questo è il dato, poi che gli altri siano un casino, qui Grillo, Mica Grillo, Lidv, quell'altro è un fatto, però la maggioranza non ha vinto in nessuna delle quattro principali città italiane, questo è un fatto. Vittorio Zucconi, io so che tu ci devi lasciare, eh, se dovessi eh, dover andare via sul serio, insomma noi naturalmente ti ringraziamo e ti salutiamo e speriamo di averti eh, presto no, di nuovo mi... nei nostri studi. Se, se, posso, se posso soltanto una piccola cosa, prima mi è scappato un magari ci americanizzassimo, io non sono un tifoso dell'America al 100%, però vi faccio notare che la questione anche di Strauss-Kahn come quella di Clinton, non c'entra con il sesso il sesso se poi è reato naturalmente va perseguito eh? parliamo di minorenne o di violenza non c'entra niente il puritanesimo ma soprattutto la questione è che i comportamenti privati sono l'elemento per capire la persona pubblica questa è l'essenza del cosiddetto puritanesimo americano non se scopa o non scopa sapere la persona per conoscere il politico questo è quanto Grazie Vittorio Zucconi, eh, Giovanni Valentini, per allora fare un, un rapido commento ancora sul direttore del Fondo Monetario Internazionale, Stroscan, finito in manette a New York con l'accusa pesante di Beh. stupro, sodomia, eccetera, eccetera. Eh... Vedi, io penso onestamente, faccio un po' di fatica a dirlo, però penso che ci siano delle differenze, perlomeno una differenza sostanziale fra il caso... Stroscan e il caso Berlusconi. Nel caso Stroscan noi stiamo di fronte all'ipotesi di una violenza, di un uh, tentativo o di un atto sessuale certo, certo. compiuto contro la volontà della persona e questa è una cosa gravissima per la quale se io non faccio male i conti, Berlusconi ci ha detto, eh, eh, Zucconi ci ha detto, eh, Sroscan ris rischia 25 anni, ne ha 62, uscirà a 87 se vanno le cose così. Quindi è chiaramente un uomo finito. C'è in comune che cosa secondo me? C'è quello che tu dicevi poco fa, cioè il senso dell'impunità, l'abuso del potere, vorrei dire l'orgia del potere con un piccolo calambur. L'uomo potente si sente tanto potente da poter fare qualsiasi cosa impunemente. Ecco, in questo ci può essere effettivamente un collegamento fra i due casi. Mario Secchi, tornando alle nostre elezioni italiane, Berlusconi sì. eh, si sente, si è sentito troppo potente e... Ha sottostimato, sottovalutato il potenziale dei suoi avversari, ha pensato di poter no. ehm, mobilitare il, il suo elettorato, eh, spiegando che eh, l'avversario era non una, tanto un avversario ma un nemico. Cos'è che non ha funzionato? Cosa non ha funzionato? La domanda è: cosa non ha funzionato? Beh, allora, mettiamola così: secondo me, Berlusconi sapeva benissimo che a Milano c'erano delle difficoltà perché eh, conosce la città, eh, sapeva bene che per esempio tra la Moratti e il gruppo consigliare del PDL non correva buon sangue da tempo, che il sindaco uscente aveva suscitato molti dubbi e perplessità da parte eh, dei cittadini. E così via. Quindi questo lui lo sapeva. Che cosa ha provato a fare? Ha provato ovviamente, e, e d'altronde non gli si può dire che ha fatto male alla fine, perché era l'unica strategia possibile secondo me. Cioè, ha provato a radicalizzare da un lato lo scontro, ma non nella maniera in cui è stata radicalizzata, diciamo con gli slogan, qualcuno anche truce ov ovviamente, ma a renderlo politico, no? un, un, una partita nazionale. Nazionale, un referendum nazionale, su di lui. Un no, referendum su di lui. Che cosa è mancato? Perché uno si chiede che cosa è andato storto, ma secondo me è andato storto il fatto che sono mancati dei voti della Lega. Ecco. Cioè, probabilmente almeno i primi dati che stanno affluendo, poi vediamo quelli finali. Ma sono mancati degli elettori leghisti. Adesso, su in questo, una misura percentuale anche considerevole. Adesso questo cercheremo di capirlo, anche perché finora i dati, essendo ancora parziali e la Lega essendo sostanzialmente muta, ma sostenendo quello che filtra esattamente il eh. contrario, a quello che dice il direttore, ehm, il direttore Secchi, sicuramente quello che non sembra essere, il messaggio che non sembra essere passato per una buona parte di milanesi è che Pisapia è eh, un pericoloso eh, estremista sovversivo. e un pericoloso sovversivo. Sentiamo il punto di Paolo Pagliaro che ce lo descrive un po' meglio. Se Silvio Berlusconi ha inteso raccogliere voti a Milano agitando il tema della giustizia, c'è da dire che con l'avvocato Giuliano Pisapia è cascato male. In epoca non sospetta, Pisapia aveva infatti affrontato di petto gran parte delle questioni sollevate in questi mesi dal Premier dalle intercettazioni ai poteri dei PM e lo aveva fatto di certo non con il piglio del giustizialista. In un libro scritto all'inizio del 2010 con il giudice Carlo Nordio, Pisapì aveva sì condannato le leggi ad personam volute da Berlusconi per tutelare se stesso ma aveva richiamato anche le responsabilità di quella parte di magistratura che interferisce sulle decisioni legislative e che rovescia sui suoi critici l'accusa di attentare all'indipendenza dell'intero ordine giudiziario. È la stessa porzione di magistratura, osservava Pisapia, che cavalca una serie di leggende metropolitane e che, tanto per fare un esempio, appena si accenna alla necessità di separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, Alza le barricate e usa argomenti non veritieri, come quello secondo cui si vorrebbe far dipendere i PM dal governo. Pisapia proponeva di creare il massimo consenso possibile sulle riforme di cui la giustizia ha bisogno e osservava che per raggiungere lo scopo occorreva abolire dal vocabolario della politica una parola particolarmente stupida e dannosa, cioè inciucio. Ai milanesi l'avvocato deve essere dunque sembrato non un pericoloso estremista ma un credibile riformista. E anche per questo gli hanno dato una provvisoria maggioranza relativa. Allora, intanto vi devo dire che eh, arrivano nuovi dati da eh, Bologna dove il candidato del Partito Democratico Merola eh, con un terzo delle sezioni scrutinate raggiunge il 52% mentre il candidato del centrodestra Bernardini è sceso al 29,02%. Quindi pare che a Bologna non ci sarà un ballottaggio se i dati vanno avanti in questa Pessima direzione. Pessima notizia per la Lega. Pessima notizia per la Lega. Questa. Sì. Ecco, parlavamo della Lega. Allora intanto, Mario Secchi, tu dicevi che è la Lega che è mancata a Milano? Sì. Ma la Lega non però la Lega sostiene partito, il contrario. Non, pare, la da quello partito, che... non la Lega come partito, ma secondo me alcuni elettori, una parte importante degli elettori leghisti, non è andata a votare per, per la Morati. Cioè, erano perplessi, però, questo si sapeva. Ma anche questo però si sapeva. E sì. ancora una volta Berlusconi ha diciamo, imposto una logica proprietaria. Di partito senza confrontarsi con i suoi amici. Era il alleati. sindaco uscente, cioè, era ma, quasi obbligato ma, ma, sì, a ricamperarsi. Era obbligato a candidarsi capolista, si è esposto ma, ma, personalmente. Ma, la, ma questo, questo e rientra, voglio dire, scopri di oggi. Se ti il prezzo sul piano nazionale, Giovanni, ma tu scopri oggi Berlusconi dopo 17 anni no, Berlusconi figurati, è sempre stato ne ho, capolista guarda, nelle elezioni ne a Milano. Ma che tu li abbia piaciuti sopra i capelli di Berlusconi, cioè, ma, però. Sì, ma che tu abbia piaciuti sopra capelli non cambia di un millimetro l'analisi politica, ragazzi. Voglio dire, lui è sempre stato capolista. Candidato a Milano, dov'è la novità? Lui voglio dirti questo: in un momento com delicato come questo per il suo governo che ha già subito. È un governo del ribaltone perché ha già subito un'emorragia eh, eh, al proprio interno e ha messo soltanto delle pezze, dei cerotti raccattando dei parlamentari di qua e di là, in questo momento Berlusconi ha scelto di sfidare il paese sul tavolo di Milano. E, stando a questi primi risultati, sembra che abbia perso clamorosamente la partita. Ha perso il primo allora, turno, la, Lega, il la Sì, no, eh, ma eh, vediamo. Eh, cioè, è eh, il secondo, eh, secondo eh, turno, secondo voi. Non è che ha perso le elezioni, ho ho perso che, ha perso il primo io turno. Io non ho parlato né di vittoria eh. né di sconfitta. Dico che in questo momento Berlusconi, e questo eh. è già acclarato, Berlusconi ha perso la sua scommessa, quella di passare al primo turno, anche in virtù del fatto che lui si è esposto personalmente da noi, questo non è vero il, il sottosegretario Ravetto, Laura Ravetto ha detto sì. qualche giorno fa che escludeva che a Milano si potesse andare a un ballottaggio quindi per il PL è, Bibbia, è un piccolo shock no? Eh, ecco, no però um, Giustamente, eh, Mario Secchi eh, si chiedeva eh, beh, al ballottaggio cosa succederà, cioè, il terzo dire, polo allora, cosa farà, sceglierà allora, la Moratti eh, o Pisapia. Ma è, come, è come quando si gioca a biliardo: calma e gesso. Allora, il primo turno Berlusconi ci ha provato, non gli è riuscita. Punto: voglio dire, ha perso la guerra? No, ha perso una battaglia. La guerra quando si, quando si conclude? Quando si fa il secondo turno? Al secondo turno. Che cosa succede? Il problema vero di questo voto al primo turno non è che si va al ballottaggio, signori cari, ma si va con la Morati al 42, Pisapia al 46, si fa nel adesso. adesso, peggio ancora. L'analisi politica si fa partendo dai numeri. Che cosa significa questo? Se io fossi uno stratega del centrodestra direi, signori belli, dove possiamo recuperare voti qua? Qua con questo 48 noi abbiamo raschiato probabilmente tutto il fondo del nostro barile e allora? Eh, allora abbiamo una sola opzione, fare accordi, allargare, recuperare un pezzo di elettorato leghista. E quindi cosa, il cosa il e il terzo, il terzo polo e il terzo polo e all'opposizione. Il terzo, polo. Polo all il terzo ti ricordo. Sì. Che no. oggi il terzo polo sta all'opposizione sì, del governo che, nazionale. Allora, eh. Giovanni, mi dispiace, non leggi le agenzie di stampa perché il Borussio no, la... che ha all'opposizione ha detto: Voto la Morassi. Sì, cioè, è, ma che è, il Borussio lo faccia, dire. vale la Ravetto, come tu dici. Il vale la Ravetto, ma non è il È infatti, un pezzo dell'opposizione da chi è composto. Parla del terzo polo, da non Fini, esiste: da Cassini, da Fini e da Rutelli. Tutti e tre sono all'opposizione del governo Borussio. Posso concludere solo il mio ragionamento? Esiste il terzo se polo, io non leggo esiste, le aggiunzioni tu mi stai no, 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 io li faccio, sono varie diversi. Vabbè, ma quelli allora, li facciamo tutti da allora, 40 anni a questa parte. La questione è, è molto semplice: se Valentini mi fa concludere, verrà che sto dicendo una cosa che si avvicina perfino alle sue. Allora, il, 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 problem, il problema qual è? Il problema è che ha poco da recuperare, mm. cioè c'è poco poco spazio per recuperare inoltre al secondo turno altra difficoltà sapete tutti che la mobilitazione sì, dell'elettorato è, è inferiore oh, quindi questo è il vero problema dell'elezione di Milano come trovare una strategia vincente aggiungo dai da sì, strateghi del PDS sì do un sommesso consiglio basta con gli attacchi eh, diciamo frontali bisogna parlare più di marciapiedi e meno di. Cioè bisogna eh, diventare più moderati? no, bisogna parlare delle cose che interessano agli elettori, marciapiedi viabilità, eh, qualità della vita queste cose qua, è stata una campagna elettorale che è andata così, è inutile adesso e farci anche meno sopra ragionamenti rosse, quindi, tutta, insomma, con, un po meno tutta contro e non per qualcosa Giovanni Valentini No, tu... questa raccomandazione di sé chi la sottoscrivo e la condivido ma vale anche per il governo nazionale che parla di tutt'altro e non parla delle questioni che interessano effettivamente alla gente, alla gente che ci sta ascoltando, soprattutto ai giovani, cioè il lavoro, l'occupazione, la il salario, no? le cose concrete. Ma, eh, ma questi sono segnali, secondo me. Adesso al di là del ballottaggio è vero che bisognerà aspettare il ballottaggio, ma il risultato di oggi è già una sonora smentita delle posizioni. Di Berlusconi perché Berlusconi puntava a vincere al primo turno, come ho detto prima, alla Moratti manca circa 10 punti di percentuale. Il fatto che la Lega sia, diciamo, eh, di cattivo umore per così dire, era un fatto previsto, scontato. Oggi la Lega ha il pallino in mano della situazione. Secondo me, il terzo polo dovrà a Milano come altrove decidere da che parte sta se vuole fare la vecchia politica andreottiana di andreottiana memoria dei due forni, oppure se vuole coerentemente applicare in sede locale la posizione che ha assunto esatto. a livello nazionale. Rapidissimi, Ma, che siamo in chiusura? So, cioè qua c'è un, un equivoco di fondo. Il terzo polo da, queste, eh, da questa tornata elettorale non, non è uscito. È uscita un'altra roba, è uscito un voto antisistema con i grillini Ci a sono? Bologna, okay. avete visto? È un risultato straordinario Quasi per loro. Quasi il 10%. Abbiamo visto un voto radicalizzato con dei magistris a Napoli e in parte una parte dell'elettorato anche di Pisapia no? perché non è mica una vergogna questo abbiamo visto un voto disperso Ma, scusa. l'altra volta ci aveva e ci aveva Fini con altre già liste varie la, aspetta sto arrivando al dunque eh, con altre liste varie abbiamo un voto non coalizzato cioè abbiamo diciamo, quel terzo poletto che c'è che poi è tutto frantumato in realtà è non coalizzato in definitiva mm. se dovessi dire abbiamo un voto in gran parte inutile spesso e volentieri questo i voti questo, vada, non, questo, inutili, il, voto i voti, che non i, il voto che non dà stabilità dai, ma, è inutile ma, ma, in ma no, ma non è vero la gente va a votare se, e se esprime noi la dovessimo, opinione, io sto ragionando in, in, in termini, in termini in di sistema vai, se, noi, no? se noi dovessimo proiettare questi dati sul 2013 cioè sulle politiche noi avremmo un sistema politico instabile dove nessuno vince e nessuno governa. Giovanni Valentini, sei d'accordo rapidissimo e la Lega potrebbe staccare la spina a livello nazionale? Beh, io penso che noi con questo voto stiamo tornando a una situazione anti-14 dicembre, cioè prima del voto di fiducia. Eh, ricordo che a quell'epoca le mozioni di sfiducia presentate alla Camera rappresentavano già la maggioranza della Camera. Quindi il governo Berlusconi se non avesse avuto. 30-40 giorni di tempo per fare la sua campagna acquisti sarebbe già caduto allora. Oggi quel terzo polo, che certo ha ancora una dimensione diciamo modesta e informazione, ma viene meno Conta proprio meno ai voti del centrodestra. Conterà poco, Conta ma meno quel di poco impedisce. Non poco, ma, meno no, di ma questo vale per Bologna, comunque eh, cioè, impedisce alla Moratti volta. di vincere a Milano, questa è la verità. Bene, grazie. Eh, vedremo, vedremo. Tanto i risultati stanno ancora arrivando e eh, io intanto ringrazio Giovanni grazie Valentini, ringrazio Mario Secchi e eh, ringrazio le spettatrici e gli spettatori. Vi dico anche che potete continuare, dovete continuare a seguire la sette perché adesso c'è Gad Lerner con l'infedele che ovviamente vi aggiornerà eh, sulle ultime novità di questa interessante tornata elettorale piena di sorprese. Noi ci vediamo come sempre domani e avremo il segretario del PD eh, Bersani. Arrivederci.